Iniziamo a parlare di dimensionamento e posizionamento con gli stili. Che cosa si intende? Noi vogliamo creare una struttura di una pagina, quella che tecnicamente si chiama layout di una pagina, e vogliamo fare questa operazione disponendo gli elementi sulla pagina, gli elementi vuol dire, che ne so, i paragrafi, le immagini, eccetera, nel modo che vogliamo noi. Ora, cominciamo da una cosa molto semplice. Io uso Paint solo per darvi una figura. Immaginiamo che questo sia il mio schermo. Io potrei volere, all'interno di questo schermo, creare una pagina che non occupa interamente o occupa in parte le dimensioni dello schermo stesso. Ora, come si fa? Voglio creare un blocco, in sostanza, che abbia delle dimensioni che decido io. Allora, andiamo a prendere una pagina vuota. All'interno del body io mi creo un elemento div. L'elemento div è un elemento contenitore simile al paragrafo, però a differenza del paragrafo il div è un elemento neutro che non ha significati semantici, cioè non ha nessuno scopo logico, serve solo per creare un blocco, no? Funzionalmente molto simile al paragrafo. Io mi creo un div e il div, come il paragrafo, ha un'apertura e una chiusura, e riempio questo div, anzi scusate, prima lo lascio vuoto, salvo la pagina, e se visualizzo qua non si vede niente. Non si vede niente perché il nostro div è vuoto, non contiene niente, la pagina è vuota, quindi in questo caso non viene visualizzato assolutamente nulla. Allo scopo di visualizzare qualcosa, riempio l'elemento div che ho appena creato con un testo casuale in pseudo latino, salvo, aggiorno la pagina, a questo punto vedrete che il testo contenuto nell'elemento è visibile. Niente di particolarmente interessante. Adesso attribuiamo uno stile, attribuiamo degli stili a questo div. A questo scopo utilizzo un attributo universale che si chiama id, che è molto simile all'attributo class, ma mentre class serve per definire un gruppo di elementi che hanno in comune un certo stile, per esempio class centrato si può usare per centrare tutti i paragrafi, quindi c'è uno stile che si chiama centrato e ci sono più elementi che utilizzano quello stile. Bene, l'id invece è diverso, l'id è univoco, nel senso che se io definisco un id, in questo caso il nome che ho scelto è pagina, questo all'interno della pagina HTML deve essere unico, cioè non ci può essere un altro id uguale con lo stesso nome. D'accordo? Quindi l'id è un modo per identificare in maniera univoca un elemento all'interno della pagina. Quindi se io dico id pagina vuol dire questo, non ci sono dubbi perché non ci può essere un altro div con questo id. Allora, nello stile, io qui uso gli stili incorporati, ma naturalmente si potrebbe fare meglio con gli stili, con i fogli stile CSS. Qui scrivo cancelletto pagina, in questo caso io ho creato un selettore che ha lo stesso nome che ho scelto io dell'id e deve essere preceduto dal cancelletto, cioè in sostanza questo qua è lo stile che si riferisce a questo elemento. Ora, per farvi vedere di che cosa intendo, io ci metto background color pink e salvo, e vedrete che adesso il nostro elemento div ha acquisito uno sfondo di colore rosa. Due parole per quanto riguarda le dimensioni orizzontali e verticali di questo elemento. Vedete che in orizzontale, in automatico, il mio elemento div occupa il 100% della larghezza della finestra del browser, o meglio dell'elemento contenitore, che in questo caso è il body, il quale a sua volta occupa il 100% della larghezza della finestra del browser. Quindi in sostanza, diciamo, in orizzontale il nostro div si estende per l'intera finestra. Se io riduco questa finestra, potete notare
che le dimensioni orizzontali si adattano a questa larghezza. Per quanto riguarda invece le dimensioni verticali, cioè l'altezza dell'elemento, questa dipende dal testo che esso contiene. Per esempio, se io ora prendo questo testo e lo elimino, naturalmente l'elemento sparisce perché non contiene nulla. Se io ora il testo lo replico 3 volte, vedrete che l'altezza dell'elemento aumenta, no? Perché il testo in esso contenuto è aumentato, quindi diciamo in orizzontale le dimensioni si adattano al contenitore in automatico, sono uguali a quelle del contenitore. In verticale invece le dimensioni dipendono dal contenuto. Bisogna ricordarsi questa stranezza, diciamo questa cosa particolare, che in orizzontale mi adatto al contenitore, in verticale mi adatto al contenuto. Ora posso, tramite lo stile width, posso modificare le dimensioni orizzontali di un blocco. Per esempio, io qui posso mettere width 90%. Se faccio questo, facciamo 80 così si vede anche meglio. Se io faccio questo, il mio blocco occupa l'80% delle dimensioni del contenitore. Vi faccio notare che se io riduco le dimensioni della finestra del browser, questo div si rimpicciolisce di conseguenza in modo da occupare sempre l'80% della finestra. Questo tipo di layout di una pagina si chiama pagina liquida. Una pagina liquida è una pagina le cui dimensioni, il cui contenuto si adattano al contenitore. Quindi come un liquido si adatta al contenitore, che ne so, l'acqua si adatta alla forma della bottiglia, così una pagina liquida è una pagina che cambia le proprie dimensioni, il proprio layout, in funzione delle dimensioni e del layout del contenitore. Viceversa, io posso indicare qua una dimensione in pixel o in altre unità di misura, e in questo caso ho creato un elemento solido, non liquido, perché in questo caso è 400 pixel e le sue dimensioni sono sempre 400 pixel. Vedete che se io riduco la finestra del browser, l'elemento div non si adatta più alla finestra, ma rimane 400 pixel. Se la finestra diventa piccola, è necessario effettuare quello che si chiama scrolling. Vedete queste due barre, scrolling orizzontale in questo caso e scrolling verticale, che servono per leggere l'intero contenuto nel caso in cui la finestra fosse più piccola dell'elemento che viene visualizzato. Quindi se io qui scrivo 400 pixel, ho fatto un elemento solido di dimensioni 400 pixel, quindi di dimensioni pari fisse. Se io riduco la finestra, queste restano sempre 400 pixel. Ora, di solito nei limiti del possibile si cerca di fare pagine che siano liquide, perlomeno per quanto riguarda le dimensioni orizzontali, cioè di creare delle pagine gli elementi in orizzontale si adattino alle larghezza dello schermo di chi visualizza la pagina. In verticale, quindi qua proviamo a rimettere 90%, per quanto riguarda le dimensioni verticali, qui di nuovo le dimensioni verticali le posso indicare con l'attributo height, altezza, mettiamo per esempio 600 pixel, in questo caso sto facendo vedete che posso fare anche un misto, no? Faccio un blocco che ha dimensionamenti liquido percentuale in orizzontale e solido in verticale. Se ora aggiorno, vedete che l'elemento è diventato pari a 600 pixel in verticale fisso. Se io riduco la pagina, vedete che le dimensioni orizzontali si adattano, ma le dimensioni verticali no. Cioè, per quanto riguarda le dimensioni verticali, in questo caso il testo esce anche fuori, le dimensioni verticali del blocco rimangono in questo caso fisse a 600 pixel, e quindi se la pagina ha dimensioni più piccole, se lo schermo di chi visualizza la pagina ha dimensioni più piccole,
è necessario fare uno scrolling in verticale. Ora, mentre lo scrolling in orizzontale di una pagina è generalmente deprecato, cioè sarebbe meglio non usarlo, lo scrolling verticale in realtà non è così deprecato, cioè si può usare. Se la pagina contiene molti elementi non è un grosso problema che per chi ha uno schermo più piccolo scorrerla in verticale, no? Quindi spesso si usa un dimensionamento solido della pagina in orizzontale e si usa invece un dimensionamento di tipo dimensionamento liquido della pagina in orizzontale e si usa invece un dimensionamento solido della pagina in verticale, anche se non è detto che sia sempre così. Per esempio, se la pagina contiene elementi di dimensioni fisse come immagini o tabelle o menu che hanno delle dimensioni fisse, allora in questo caso molte volte si usa anche un dimensionamento solido in orizzontale, perché se la pagina contiene delle immagini che non si possono comprimere, non possono diminuire le loro dimensioni, non posso dimensionare in modo liquido la larghezza, perché le immagini non risulterebbero più contenute nell'elemento, no? Quindi diciamo in sostanza che cosa abbiamo visto adesso. Abbiamo visto come si fa a realizzare un blocco utilizzando l'elemento div e a dimensionare questo blocco in base alle nostre esigenze. Vedremo poi nella prossima lezione qualche cosa di più interessante.